Se la Terra non si muovesse, il tempo non esisterebbe. La Terra, che è il nostro pianeta, vi ricordo, è una frase ovvia questa, ma è sempre importante dirlo, vi ricordo che ha due moti che effettua, quello di rotazione intorno a se stessa e di rivoluzione intorno al Sole, che è la stella che si trova al centro del sistema solare. Ovviamente tutti i pianeti che si trovano vicini alla Terra, tutti quanti i pianeti del sistema solare, hanno questi due moti qua, quindi il moto di rotazione intorno a se stesso, ha lo stesso pianeta proprio, e l'altro moto che è il moto di rivoluzione, quindi è una rotazione intorno al Sole. Ogni giro che ogni pianeta compie intorno al Sole, vi ricordo che è un anno. Un anno terrestre è equivalente a 365 giorni e 6 ore. Quindi per fare un giro completo intorno al Sole, alla nostra stella, la Terra ci impiega ben 365 giorni e fa un anno, quindi io che ho 30 anni ho 30 rivoluzioni terrestri, quindi mi sono fatto 30 giri intorno al Sole, intorno alla mia stella principale. Ogni pianeta ha un proprio anno, per esempio Mercurio ha un anno molto breve. Se dovessimo paragonarlo, per esempio, a quello della Terra, vi ricordo che Mercurio, infatti, per fare un giro completo intorno al Sole ci mette 88 giorni. Quindi 88 giorni è un anno per Mercurio. Per Venere sono 225 giorni, ci mette un anno venusiano è 225 giorni, quindi ci mette 225 giorni per girare intorno al Sole. Per quanto riguarda Marte ci mette 686 giorni, quindi ci si mette 686 giorni per fare un giro intorno al Sole. Quindi un anno di Marte sono 686 giorni. Giove, pensate invece che ci mette 12 anni terrestri per fare un giro intorno al Sole. Cioè per fare un giro, quindi un anno gioviano è equivalente a 12 anni terrestri. Saturno ci mette 29 anni per fare un giro intorno al Sole, quindi 29 anni di Saturno, cioè 29 anni terrestri equivalgono a 29 anni saturniani. Urano ci mette 84 anni per fare un giro intorno al Sole, un giro completo intorno al Sole, quindi un anno di Urano è equivalente a 84 anni terrestri. 164 anni invece ci impiega Nettuno per fare un giro intorno al Sole, quindi 184 anni sarebbe l'equivalente di un giro intorno al Sole di Nettuno. Plutone ci mette 248 anni, cioè Plutone impiega 248 anni per fare un giro completo intorno al Sole. Bene, questi sono dati veramente incredibili. Ma cosa accadrebbe se la Terra, per l'appunto, si fermasse? Non girasse, se non girasse su se stessa, sarebbe o sempre giorno o sempre notte, perché la Terra, ti ricordo, che ci mette 24 ore di tempo per fare un giro su se stessa. Quindi facendo un giro su se stessa ci mette 24 ore complessive. E 24 ore complessive significa appunto che o è sempre giorno oppure sarebbe sempre notte. Io spero che se fosse appunto ferma, probabilmente sarebbe sempre giorno e quindi appunto non potremmo mai andare a dormire e noi organismi viventi pensate che moriremmo perché il dormire fa bene all'organismo umano. Se invece non ruotasse intorno per l'appunto al Sole, non ci sarebbero gli anni, quindi noi gli anni non li avremmo, saremmo sempre fermi, sempre fissi e il passare del tempo non ci sarebbe, insomma, ecco, saremmo sempre uguali, non avremmo le stagioni, non
non avremmo né l'inverno, né la primavera, né l'estate e né tantomeno l'autunno. Quindi le quattro stagioni che conosciamo non ci sarebbero. Il clima molto probabilmente sarebbe sempre lo stesso, sempre il medesimo. Tutto tace, tutto rimane così come è. E quindi il tempo non ci sarebbe. Da un punto di vista sarebbe bello, perché in questo modo il tempo non provocherebbe il guaio che c'è, perché alla fine il tempo rovina le persone, il tempo invecchia le persone, il tempo fa morire le persone, ma anche le cose. Invece se il pianeta rimanesse fermo, dove è, il tempo non ci sarebbe. Gli orologi non ci sarebbero, questi benedetti orologi del cavolo non ci sarebbero. Avremmo una vita piatta in cui noi esseri viventi, esseri umani, ma anche gli altri esseri viventi, gli animali, non dormiremmo mai, saremmo sempre svegli. E vi ricordo che se un organismo umano rimanesse sempre sveglio, inevitabilmente andrebbe a morire, andrebbe a spegnersi. Questo è quanto. Io vi ringrazio per l'ascolto, questo video andava fatto, che mi auguro sia molto utile. Brevemente vi dico ancora un'altra volta, un anno per ogni pianeta. Vediamo insieme di nuovo quali sono, giusto per piccola curiosità. Allora, un anno di Mercurio è fatto da 88 giorni, un anno su Venere è fatto da 225 giorni. La Terra, un anno sono 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 9 secondi. Marte, 686 giorni. Giove, un anno di Giove è 12 anni terrestri, un anno per Saturno è 29 anni terrestri, un anno per Urano 84 anni terrestri, un anno per Nettuno 164 anni terrestri e un anno per Plutone, pensate che è 248 anni terrestri. Incredibile, ma vero. Iscrivetevi, commentate e un saluto, a presto.